In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo. Sono Monio Vadia, io sostengo ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari. A ICAN è stato conferito il premio Nobel per l'importanza del suo magistero di pace, premio Nobel per la pace. Diventiamo tutti, insieme a ICAN, attivisti di pace, uomini di pace. La questione che è in campo è assoluta, è la questione della vita. La differenza per chi combatte per l'abolizione, fra chi combatte per l'abolizione delle armi nucleari e chi invece non fa nulla, è indifferente, è la differenza per chi vuole stare dalla parte della vita e chi invece accetta l'abbraccio della morte come condizione di esistenza. Dunque, sostenete questa campagna, diventate attivisti della vita e non è difficile capire che cosa è in gioco. Siamo in gioco noi, ma sono in gioco i nostri figli, i nostri nipoti e i nostri pronipoti. E cominciamo dall'abolizione delle armi nucleari perché un giorno ci sia l'abolizione totale delle armi. Svuotiamo gli arsenali, riempiamo i granai. Questo motto lo dobbiamo al nostro grande presidente partigiano Sandro Pertini, che sicuramente, fosse ancora vivo, avrebbe gioito alla notizia che il mondo sta per proibire le armi nucleari. C'è stata l'adozione di un trattato di proibizione delle armi nucleari in una conferenza ONU il 7 luglio del 2017. Questo voto di 122 paesi richiede un processo di ratifica, entrerà in vigore questo trattato 90 giorni dopo che il 50° Stato avrà ratificato il testo del trattato, e questo trattato è stato dovuto anche e soprattutto, io credo, alla spinta organizzata della società civile internazionale che si è aggregata intorno alla campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, ICAN, che in virtù di questo contributo nel 2017 ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Quando questo premio è stato ritirato a Oslo, la direttrice esecutiva della campagna ha riconosciuto che si tratta di un riconoscimento, questo Nobel per la pace assegnato alla campagna internazionale, dovuto all'impegno antinucleare di tutti gli attivisti del mondo, ed è stato fatto un invito a unire e allargare le forze per passare da questa proibizione. Ricordiamo, occorre ratificare questo trattato e l'Italia deve essere tra i paesi che al più presto si aggiunge ai 10 che in questo momento in cui io parlo, sono Alfonso Navarra, di disarmisti esigenti, hanno già ratificato il trattato. Sono padre Alex Zanutelli, missionario combognano. Sono profondamente solidale con ICAN, che ha ricevuto fra l'altro il premio Nobel per questa campagna per l'abolizione delle armi nucleari. Sono contro tutte le armi nucleari, prima di tutto come credente nel Dio della vita, che mi impegna, che mi porta a impegnarmi contro ogni forma di morte, e l'atomica è uno strumento di morte globale.
Secondo, come missionario, sono contro le armi nucleari, perché le armi nucleari proteggono che cosa? La profonda ingiustizia, cioè proteggono quel 10% della popolazione mondiale che oggi consuma il 90% dei beni di questo mondo. Io non posso accettare un disordine del genere. Ecco perché ritengo fondamentale questa campagna e chiedo che l'Italia firmi finalmente il trattato dell'ONU per l'abolizione delle armi nucleari. Buonasera, sono Laura Tussi, faccio parte della redazione dell'associazione ecopacifista Peacelink, Telematica per la Pace, sono promotrice dell'associazione Disarmisti Esigenti, promotrice e portavoce, e faccio parte della rete internazionale ICAN per il disarmo nucleare universale, che è stata insignita premio Nobel per la pace 2017 per promuovere il progetto storico del diritto internazionale, l'abolizione degli ordigni di distruzione di massa nucleari. Il governo italiano non ha ancora approvato e ratificato il trattato del 7 luglio 2017, il trattato ONU che ci è valso il premio Nobel per la pace 2017 e che è stato approvato a New York, a Palazzo di Vetro, con 122 nazioni e la società civile organizzata in ICAN. Il trattato ONU del 7 luglio 2017 supera il vecchio TNP, trattato di non proliferazione degli ordigni nucleari, che legittima il nucleare per alcuni stati e superpotenze, e approva invece l'innovativo TPAN, il trattato per l'abolizione degli ordigni nucleari. Ciao, sono Luigi Ciotti, di Libera e del Gruppo Abele, e sostengo anch'io la campagna Siamo Tutti Premi Nobel per la Pace con ICAN per l'abolizione delle armi nucleari. Lo sostengo con convinzione, oggi più che mai, che tocchiamo con mano tanti conflitti, tante guerre. Sono 47 ufficialmente i paesi coinvolti in questi conflitti, ma sono migliaia le armi nucleari operative, sono milioni i profughi. Si parla del 90-95% la percentuale di civili fra le vittime, il doppio delle precedenti guerre mondiali. Sono circa 357 milioni di bambini, uno su sei, che vivono attualmente in zone colpite da conflitti, esattamente il 75% più rispetto a 25 anni fa. Allora perché l'Occidente continua a ignorare, quando non a favorire, guerre feroci che trasformano tanti paesi in un mattatoio? È uno scenario niente affatto di pace, eppure in gran parte taciuto, ignorato, censurato, data l'enormità degli interessi in gioco. Credo che si debba dire vergogna. La spesa militare mondiale l'anno scorso tocca una cifra impressionante, 1.739, dato ufficiale, miliardi di dollari. È una vergogna, l'Italia occupa l'ottavo posto nelle esportazioni di armi che vende anche a paesi colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani, in deroga alla legge che metteva i paletti, la legge 185 del 1990. L'aspetto più indecente del problema è allora la commistione tra le guerre e l'economia del profitto, guerre combattute con armi, no, anche con armi economiche. Per questo l'abolizione delle guerre e delle armi deve passare per la costruzione di giustizia, di un nuovo rinnovamento culturale. Ma deve tutto questo calarsi in un più ampio discorso di promozione dei diritti umani, sociali e civili, e l'impegno per la dignità e la libertà delle persone. Dobbiamo ripartire per costruire la pace, consapevoli di dover procedere uniti, perché solo insieme il desiderio di cambiamento diventa forza di cambiamento. Sono Fabrizio Cracolici, presidente ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, della sezione Emilio Bacio Capuzzo di Nova Milanese. Anch'io sostengo ICAN, campagna per il disarmo nucleare, che ha ottenuto il premio Nobel per la pace per il suo impegno
sul grande tema, sul tema di importanza fondamentale che è quello del disarmo nucleare. Oggi noi assistiamo a un imbarbarimento e a una continua presa di forza nei confronti dei più deboli, dei più diseredati, e la prepotenza del potere sta sempre di più contrastando i diritti di ogni cittadino. E per questo noi oggi siamo qua a testimoniare a sostegno di una campagna internazionale per il disarmo nucleare. Noi facciamo questo perché? Perché non vogliamo più che avvengano quelle cose orribili che sono avvenute nel passato. E prima di tutti la Seconda Guerra Mondiale e il fascismo e il nazismo che hanno portato all'umanità odio, distruzione e morte. E proprio per questo noi oggi contrastiamo chi vuole con la deterrenza delle armi nucleari imporre il terrore nel mondo. Sono Vittorio Agnoletto e sostengo la campagna di ICAN contro le armi nucleari. Credo che aver ottenuto il premio Nobel sia stato un risultato importantissimo, intanto perché si è dimostrato che anche nell'epoca della globalizzazione grandi movimenti sociali, universali, organizzati in tutto il mondo possono ottenere un risultato importante perché in discussione c'è il futuro dell'umanità. E noi italiani però abbiamo anche degli obiettivi molto molto concreti. Primo, far sì che l'Italia ratifichi il trattato. Secondo, ottenere che sul nostro territorio non vi sia più nessun ordigno nucleare, e invece noi li abbiamo ordigni nucleari della NATO e degli Stati Uniti. Terzo, uscire dalla NATO, che è un'alleanza puramente offensiva. Ma essere contro le armi nucleari significa anche, prima di tutto, battersi per la pace. E noi sappiamo che non ci può essere pace senza giustizia sociale. E sappiamo che si comincia a costruire la pace lavorando con i bambini, con i ragazzi, facendo formazione ed educazione alle scuole, formazione alla multiculturalità, formazione alla solidarietà e formazione ai grandi valori della vita. Perché non dimentichiamoci che la terra è il più grande bene comune del quale noi disponiamo. In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo.